o presidenza. Grazie Presidente. Signori consiglieri, trovo doveroso dare un'informativa al Consiglio Comunale e ovviamente a chi ci ascolta attraverso i mezzi streaming e alla stampa presente dell'incontro che ieri ho avuto insieme a una delegazione ai massimi livelli del Comune di Napoli col Governo. Incontro importante durato oltre 2 ore, che fa seguito, una breve premessa, a una lunga attività di difesa della città che questa amministrazione ha messo in campo. Sono 2 anni circa che chiedevamo un incontro ai massimi vertici col Governo, col Presidente del Consiglio, sapete, quindi non mi dilungo. È di questi giorni anche la richiesta di incontri, la manifestazione in difesa della città, che è stata tenuta con grande successo in modo pacifico l'altro giorno innanzi a Palazzo Chigi a Montecitorio, e un'attività, chiamiamola politico-diplomatica, che ho personalmente messo in campo e che per quello che posso, escluse le parti riservate, intendo dar conto al Consiglio Comunale. Presso l'ANCI, con i vertici dell'ANCI, perché ho chiesto loro di farsi carico di un dato, che non si tratta di una diatriba, di una querelle o di una questione personale tra Luigi De Magistris e Matteo Renzi. Io ho chiesto all'ANCI di farmi sapere se possa essere ancora o meno procrastinabile l'assenza di un incontro tra il Presidente del Consiglio e il Sindaco della terza città d'Italia e della Capitale del Mezzogiorno. Altrimenti avrei messo in discussione lo stesso ruolo dell'ANCI, perché non essendo una questione personale, è una questione di capire se l'ANCI è la casa comune di tutti i sindaci, e quindi mi sembra che anche quell'incontro è stato utile. Di straordinaria rilevanza istituzionale ritengo l'incontro che mi è stato concesso dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in qualità di garante della Costituzione repubblicana e il massimo supremo interprete degli equilibri istituzionali e costituzionali del nostro Paese. A seguito la telefonata del sottosegretario De Vincenti e l'incontro e la convocazione a Palazzo Chigi. Col sottosegretario De Vincenti ho avuto modo di parlare di Napoli, finalmente, per circa mezz'ora, di tutti i dossier della città di Napoli. Ovviamente per quello che si può dire in mezz'ora, però la cornice è stata delineata. A seguito, delegazioni ai massimi livelli di Palazzo Chigi e del Comune di Napoli su tutti i tavoli più rilevanti, su tutti i dossier più rilevanti, in particolare il patto per Napoli, i fondi europei, le vele, Bagnoli. Bagnoli è un quartiere di Napoli, non è una questione staccata dalla questione Napoli. Incontro proficuo di grandissima rilevanza istituzionale, si è entrato nel merito e si è percepito lo straordinario, rilevante, difficile e competente lavoro che questa città ha fatto in 5 anni, grazie all'amministrazione comunale tutta, grazie al Consiglio Comunale, grazie ai consigli di municipalità, al di là di maggioranza e opposizione, grazie alla città, perché ho portato forte il messaggio che il Sindaco di Napoli è anche Sindaco di strada. Quindi cerca di far valere, non a chiacchiere ma con i fatti, la democrazia partecipativa. Ho fatto solo 2 esempi. Il progetto Vele, firmato anche dal Comitato Vele, e il progetto Bagnoli, condiviso con il territorio di Bagnoli. Credo che non esistano esempi similari nella storia recente del nostro Paese. Capisco che il tema mediatico è: il sindaco ha stretto la mano a Anastasi, argomento veramente ridicolo, e apro una brevissima parentesi per ovviamente associarsi al lutto per la scomparsa di Shimon Peres a 93 anni, capo di Stato, e non possiamo che non ricordare
la grande speranza che si aprì ad Oslo nell'incontro tra Rabin, Peres e Arafat. E oggi Abu Mazen ha chiaramente stretto la parola, la mano a Netanyahu. Io credo che fare titoli se uno stringe la mano a un'altra persona è veramente cosa che non appartiene alla storia istituzionale di questo paese. Ieri abbiamo fortemente ribadito, senza non solo fare un passo indietro, ma se mi consentite, ieri abbiamo fatto come città un grandissimo passo in avanti. Abbiamo ribadito il no all'articolo 33 dello Sblocca Italia, il no al commissariamento, senza alcuna questione personale. Il problema non è le persone, il problema sono le leggi in violazione della Costituzione repubblicana. E questa amministrazione, questo sindaco, sui temi della difesa della Costituzione e dell'autonomia politica non farà mai, fin quando vivrà, un passo indietro. Resisterà e cercherà, insieme a voi, maggioranza, ma spero tutto il Consiglio e tutta la città, semmai passi in avanti. Perché ieri ho portato il sentimento della città, una città che vuole firmare il patto per Napoli, discutendone non in un luogo ristretto, in cabine di regia, ma discutendone con tutti, nemmeno solo con la maggioranza. Se parliamo di patto per la città, la città non equivale a maggioranza, città equivale a tutti noi. È una grande opportunità che stiamo a un passo dalla firma sulle vele, e ho apprezzato, dopo la mia sottolineatura, che non è ammissibile realizzare Bagnoli contro la città, contro i napoletani, contro i bagnolesi, contro il sindaco, contro il Consiglio Comunale, contro il Consiglio di Municipalità, contro i movimenti e contro le associazioni, che il sottosegretario De Vincenti ha detto è impensabile parlare di rigenerazione urbana e di riqualificazione di Bagnoli senza tener conto della volontà della città. Trovo assolutamente rilevante che ieri si sia parlato di città in tutti gli aspetti che ho descritto, non nella cabina di regia, ma bensì a Palazzo Chigi, che era quello che noi abbiamo sempre chiesto. Che poi il sottosegretario De Vincenti, per conto del Presidente del Consiglio, abbia ritenuto di farsi affiancare dai massimi vertici di Palazzo Chigi, segretario generale, vice segretario generale, nonché commissario Anastasi e altri, è tema che appartiene alla responsabilità istituzionale del governo, e noi non facciamo mai questioni personali. Noi volevamo l'incontro col governo, abbiamo ottenuto l'incontro col governo in cui si è parlato di Napoli. Non mi sfugge che il tema è delicato per noi ed è delicato per il governo. Non siamo nati ieri per non renderci conto che è difficile cambiare una legge su cui c'è stato un conflitto politico istituzionale senza precedenti, ma la storia insegna che ci sono strumenti giuridici, amministrativi, politici e costituzionali per rimettere gli equilibri a posto. Gli equilibri a posto significano che le strategie sulla città e su Bagnoli le decidono i vertici previsti dall'ordinamento costituzionale, istituzionale e democratico. Il governo nazionale della Repubblica Italiana, il governo regionale e il governo locale. Aggiungo io i governi locali e i cittadini e gli abitanti della nostra città. Quindi adesso c'è una sfida che abbiamo avanti, che è la sfida di rincontrarci, perché anche nel documento di Palazzo Chigi diramato ieri, al di là delle letture che come al solito un po' capziose e velenose si sono volute dare in qualche riga di qualche organo di informazione, nel comunicato ufficiale di Palazzo Chigi si dà conto che nei prossimi giorni si continuerà nel tavolo a Palazzo Chigi per parlare di tutti i temi. Mi è stato chiesto se partecipassi alla prossima cabina di regia, manteniamo ferma la nostra posizione, che come a voi nota noi non riteniamo la cabina di regia il luogo in cui discutere di queste questioni. Poi c'è del tempo per poter mettere a posto tante cose, poter vedere se ci sono gli spazi tutti insieme per una modifica della norma che ha violato gli equilibri costituzionali, se ci sono spazi per interpretazioni,
Quello che è importante è che dopo 2 anni il dialogo istituzionale sul tavolo massimo del tema città di Napoli è ripreso. Questo credo che sia un grandissimo risultato che va a merito dei napoletani, di tutti quelli che ci hanno creduto, e credo anche, chiudo, dell'aver mantenuto la posizione di difesa costituzionale. Noi non abbiamo ceduto un centimetro, e anche ieri in un incontro che scherzavamo alla fine nei termini, visto che abbiamo ricordato la diplomazia, una diplomazia molto più difficile chiaramente del contesto di cui parliamo noi, si parla di incontri franchi e costruttivi, ci siamo detti tutto, io ho detto tutto, anche cose dure, il governo ha detto tutto, anche cose dure, ma è importante parlarsi. Io credo che ieri è stata una giornata importante, quindi sulla proficuità dell'incontro abbiamo convenuto, sia noi come amministrazione locale della terza città d'Italia, della capitale del Mezzogiorno, che si sta riscattando grazie ai napoletani con le tante difficoltà, come si vede anche stamattina nel nostro Consiglio Comunale, sotto il Consiglio Comunale, ma con grande orgoglio, con grande consapevolezza di affrontare tutti i temi, abbiamo posto questa dignità sul tavolo del governo. E ho avuto modo di comprendere che il governo ha compreso perfettamente che non si trova di fronte né a barricadieri, né a un'armata di Brancaleone, né a personaggi improvvisati. Quindi adesso spetta a noi, amministrazione, sindaco, funzionari, dirigenti, consiglio comunale, maggioranza, opposizione, municipalità, cogliere questa grande opportunità e non dividerci sulle fotonotizie. Questo è il tema che ho posto, credevo che fosse corretto informare il consiglio comunale in una giornata, e chiudo, davvero così importante, perché oggi approvare il piano di riequilibrio significa fare un altro passo in avanti per la ricostruzione anche finanziaria della nostra città. E anche qui, consentitevi proprio una chiusura, un po' di motivo di orgoglio, non mi riferisco solo alla maggioranza, e questo è un discorso, diciamo, che guardo al passato, al precedente Consiglio. Se guardo Roma, che a 100 giorni dalle elezioni ancora non si riesce ad avere la nomina di un assessore al bilancio, ahimè, perché comprendo le difficoltà di mettere mano in una situazione finanziaria così difficile, e auguro ogni bene al sindaco di Roma perché è stata votata grandemente e quindi ha diritto di governare. Ecco, noi abbiamo affrontato quelle montagne di difficoltà e ne abbiamo ancora tante davanti, forse un po' meno alte ma ancora molto spinose e ricche di trabocchetti, però so che questo Consiglio Comunale ha la maturità, la competenza e la voglia di affrontare sfide altrettanto difficili. Con la giornata di ieri vi posso assicurare, per quello che posso riuscire a trasmettervi questo messaggio, che ho avuto la netta consapevolezza, anzi abbiamo avuto la netta consapevolezza che Napoli è forte. Che Napoli è forte, ha una sua forte credibilità ed è una città che oggi rappresenta un punto di riferimento saldo non solo del Mezzogiorno ma dell'intero Paese. Grazie.